Fischia Marinelli. Parte Vlahovic. Si allunga Caprile. Va in calcio d'angolo. Si accentra Cambiaso. Calcia all'improvviso. Andrea Cambiaso con il mancino. Respinge Caprile. Restiamo lì però. In pressione. Rimessa laterale per la Juventus. Milik, intervento ruvido di Milik che si prende il cartellino giallo per questo fallo su Cherry. Attenzione, va a rivedere l'intervento di Milik per valutare eventualmente un cartellino rosso. Mi sembrerebbe eccessiva la decisione. Come dicevamo, il fallo è brutto, il piede però non è così alto. C'è il cambio del cartellino rosso diretto per Milik. Juventus in 10 uomini al 18° minuto. Attenzione a Cambiaghi. Calcia Cambiaghi! Riflessi fantastici di Szczęsny, ma non è finita. Jasi al centro. Alessandro in tuffo di testa allontana. Controlla, è pressato da Kostic, sbaglia tutto, gran palla recuperata da Miretti, Miretti, Miretti! Palla sul fondo, non c'è deviazione, opportunità gigantesca per la Juventus. Sguardo in mezzo di Miretti, il pallone passa e poi la conclusione mancina! Ha segnato ancora lui, ha segnato Dusan Vlahovic! 1-0! Di forza, di rabbia, passiamo in vantaggio. Juventus 1, Empoli 0. La palla è rimasta lì. Il più veloce è stato ancora una volta Dusan Vlahovic. Senso della posizione perfetto e poi palla sotto le gambe di Caprile. Tommaso Baldanzi si va da Luperto, il traversone al centro, la chiusura con il destro di Alessandro che si prende i complimenti meritatissimi di Szczęsny. L'Empoli è in partita, prova a farsi vedere con Baldanzi che calcia da lontano, da fuori area, la infila all'angolino. Grande palla questa per Locatelli che calcia di prima! C'è una deviazione di Valukiewicz che va a finire in calcio d'angolo. Cambiaghi calcia. Attento Szczęsny sul primo palo. Marinelli fischia tre volte. Finisce all'Allianz Stadium 1-1 tra Juventus ed Empoli.